brevissima introduzione prima di dare la parola alle autorità, che ringrazio il nostro padrone di casa, la provincia, l'assessore, il viceprefetto, il sindaco. Perché questo convegno? Perché un anno fa circa ISIG ha sviluppato un'idea progettuale con dei partner austriaci, croati, serbi e macedoni, nonché sloveni, per discutere e ricercare il problema dei lavoratori migranti. All'interno di questo progetto ISIG doveva raccogliere una buona pratica a livello italiano. E lavorando sui dati che abbiamo raccolto attraverso le nostre ricerche, abbiamo pensato di studiare il sistema provinciale, il sistema dell'Isontino, come buona pratica nel suo complesso su questi temi. E la tavola rotonda di oggi vorrebbe essere un modo per scambiare le informazioni tra tutti gli attori interessati rispetto a questo sistema, per poter portare poi alla Commissione europea questo territorio, questa provincia, queste esperienze come una possibilità di buona pratica, come una possibilità di integrazione, come una possibilità di sistema. Ecco, questa è una brevissima presentazione, poi avremo modo di approfondire. E assessore, allora scombiniamo un pochino il protocollo e chiederei un saluto e al nostro esponente. Buongiorno a tutti, a tutti i presenti.
saluto e anche ottima introduzione già alla materia che poi discuteremo nel tavolo. Passerei la parola al vice sindaco Sartori Rosso. Buongiorno a tutti, qui ho il piacere di portare i saluti dell'amministrazione comunale, un saluto mio personale ai relatori, un ringraziamento ai padroni di casa, alla provincia e all'ISI che hanno organizzato questa tavola rotonda. Il tema dell'integrazione in senso lato, in particolare dei lavoratori stranieri del mercato del lavoro, è uno degli argomenti più dibattuti, che fa parte proprio dell'agenda politica di molte istituzioni, in particolare delle amministrazioni locali, della provincia, del comune, che si vedono attribuire un ruolo primario nella governance dell'immigrazione del proprio territorio. Gli immigrati sono una componente strutturale della popolazione residente, del mercato del lavoro, questo non dico io, ma dicono gli studi, i dati, è proprio per questo che gli aspetti dell'integrazione meritano un'attenzione particolare, un'attenzione rivolta al medio e lungo termine. Questa tavola rotonda che analizza le buone pratiche va sicuramente verso questo fine, quindi io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Mi scuso con voi se non potrò rimanere molto tempo, purtroppo il sindaco oggi è a Roma e quindi io devo scappare in comune a controllare la situazione. Grazie. Grazie mille, devo dire che è un grande piacere per me, per penso tutti i colleghi dell'ISI, avere due soci dell'ISI, il comune e la provincia, che aprono questa tavola rotonda. E così approfitto anche, assessore, prima di darle la parola, solo di ringraziare davvero molto la provincia per averci aiutato a realizzare questa tavola rotonda, offrirci anche questi spazi, anche gli uffici che hanno reso possibile questo momento. Quindi grazie e arrivo. Grazie. Ti porto i saluti anche del nostro presidente. Io, in altre situazioni, ho sempre bisogno di passare per un po' degli interpretativi per arrivare al dunque, però il dunque è questa volta arrivare per noi. E quindi io ho ragionato su questo incontro di oggi a partire dalle immagini. In genere, spesso l'immigrazione è stata associata a immagini di irregolarità, di devianza, di competizione dei lavoratori stranieri con i lavoratori italiani. Leggendo una rivista, ho trovato un'immagine migliore, un'altra immagine, che è l'immagine del barbiere di Stefano Zamagni. Stefano Zamagni è un professore ordinario di economia all'Università di Bologna e lui cerca di coniugare l'economia con il sociale. Ebbene, Stefano Zamagni, in questa in una intervista che rilascia, dice che l'immigrazione è molto cambiata. Fa l'esempio del suo barbiere, che è una persona laureata in lettere e filosofia e che, non trovando un lavoro adeguato alla sua formazione, si fa il barbiere e Stefano Zamagni si trova molto bene con questa persona. Allora, un elemento importante secondo me è proprio la comunicazione sull'immigrazione, quindi i dati, giustamente, ma anche proprio il grosso lavoro sulle immagini che devono essere fatte alla luce della realtà. Io credo che questo incontro di oggi porterà elementi di conoscenza concreti e quindi contribuirà anche a dare delle immagini diverse. L'altro ragionamento che avevo fatto era legato proprio alla integrazione. E quindi, se noi non pensiamo, quindi se non riusciamo a tenere nella nostra mente quelli che sono gli elementi che fanno parte del titolo, cioè l'istruzione, la formazione, la salute, il mercato del lavoro, noi difficilmente riusciremo ad agire per l'integrazione. Laddove per integrazione si intende il completamento in funzione dell'armonia. Allora sono andata a ricercare quali possono essere gli indici dell'integrazione e ho trovato alcuni indici
che vengono riportati da una rivista che è la rivista Libertà Civili, adesso non so dirvi bene quale sia il numero in questo caso, tra gli indici di integrazione troviamo l'indice di inserimento sociale, che prevede l'istruzione liceale e di conseguenza prevede anche la stabilità del soggiorno, l'indice di occupazione che tra le varie voci è il reddito medio pro capite, e poi altri indici che ci sono dati da quello che è il lavoro che è stato fatto dall'Istat e dal CNEL, cioè i 12 indicatori del benessere, per trovare una misura che sia diversa dal PIL, misura troppo limitativa. E quindi in particolare se guardiamo gli indicatori della salute, dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle reti sociali, secondo me grazie a questi abbiamo degli elementi che ci permettono di comporre un quadro interpretativo che vada proprio nel senso dell'integrazione. E questo quadro interpretativo potrebbe effettivamente, chiudendo il cerchio con Stefano Zanagni, forse andare anche verso quel tipo di economia sociale o economia collaborativa che può forse aiutarci a tenere insieme proprio questi elementi. Io con questo auguro a tutti buon lavoro e ripasso. Penso che questi tre interventi introduttivi, oltre che appunto un saluto e benvenuto, abbiano in realtà disegnato il quadro all'interno del quale questa tavolazione proprio vuole svilupparsi, cioè riuscire a creare attraverso tutti questi punti del quadro presentato un sistema poi da rendere e presentare, far uscire da questa tavola rotonda, portare a Bruxelles e promuovere. Lascerei quindi la parola al Presidente dell'ISI Roberto Collini per un saluto di domande. Un benvenuto particolare a tutti voi in questa sala che racchiude in parte anche un pezzo importante di storia di queste terre. Noi abbiamo sentito usare dei termini che hanno finora, dei termini che hanno una desinenza che finisce in fusione. Noi trovavamo in altri tempi un'altra desinenza, che era la enza, cioè l'accoglienza, il termine giusto che noi andavamo a usare era quello dell'accoglienza e della convivenza, che sono due elementi fondamentali nella cultura generale di queste terre e di questo territorio. Un saluto quindi a tutti voi che partecipate a questa importante riunione, perché voi dovete dare oggi un senso al lavoro che i ricercatori dell'ISIG, un istituto che spesso e volentieri non è stato valutato negli ultimi tempi per la sua importanza e che sta recuperando grazie all'attività dei ricercatori e del suo direttore la funzione originaria, dicevo, e dovete dare un senso al lavoro che è stato proposto e che vi verrà illustrato poi da Del Bianco. Un ringraziamento particolare anche alle istituzioni, perché spesso e volentieri anche l'Istituto ha operato in condizioni di solitudine, di distacco, e quindi la presenza delle istituzioni assume un valore fondamentale di stimolo anche per il rilancio dell'attività. Si è detto che qui sono rappresentati, oltre al rappresentante del governo, del viceprefetto, sono rappresentati due dei soci dell'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, e cioè il comune e la provincia, soprattutto del comune mi ha anche per la presenza l'assessore per i servizi sociali. E io mi permetto rapidissimamente nella mia presentazione di richiamare anche alcuni momenti, alcuni concetti di attività che riguardano l'esperienza che sto vivendo adesso, cioè all'interno della fondazione della Cassa.
interessa il risparmio che poi è il terzo soggetto, scusate, è il terzo soggetto che assieme poi alla Camera di Commercio che costituisce la compagine societaria dell'Istituto di Sociologia. Dicevo, accoglienza e convivenza, due termini che diventano molto difficili spesso e volentieri da coniugare in una realtà complessa, una realtà aumentata, una realtà che sta vivendo anche una particolare crisi economica. Mi soffermavo su un dato, quello della scuola, gli istituti comprensivi complessivamente hanno 12.000 studenti nella nostra provincia, la maggior, c'è una forte presenza di ragazzi, di bambini che arrivano da un altro luogo, non per usare l'espressione del nostro Papa che è arrivato da molto lontano dall'altra parte del mondo, però che arrivano da un altro luogo. E quindi questo è già un elemento sul quale riflettere, la scuola, la formazione, un elemento importantissimo che spesso viene sottovalutato. E si è appena concluso un'esperienza a San Luigi, qui a Gorizia, dove c'è stato un dopo scuola per tutto l'anno e lì, nonostante gli interventi degli educatori, c'è stata difficoltà di favorire un rapporto di convivenza tra i vari ragazzi, gruppi di ragazzi. Ecco, su questo è un territorio sul quale va lavorato, bisogna lavorare, perché se non si interviene in età scolare o prescolare, diventa poi difficile attuare dei correttivi che portino a vedere le persone mature ragionare in termini di convivenza. Ecco, questo è l'elemento, credo, fondamentale sul quale noi dobbiamo lavorare. Per il resto, io non ho visto, se non in alcuni casi sporadici, legati forse anche alla, come dire, alla volontà di partecipazione a concorrere elementi di vita democratica della nostra provincia, e faccio riferimento ad alcuni richiami da parte di alcune forze politiche che in certi momenti hanno chiamato a raccogliere il mondo dell'immigrazione, non ho visto, tranne queste circostanze, una solidità, una presenza massiccia da parte del mondo extracomunitario, da parte del mondo dell'immigrazione, che si è raccolto attorno a un progetto di vita all'interno della nostra provincia. Ecco, l'ISIC attraverso questa iniziativa vuole offrire anche questo elemento di prospettiva. C'è la fotografia, ma c'è anche la prospettiva che dovrà essere sviluppata da voi e ringrazio soprattutto i relatori per la loro presenza. Grazie mille Presidente per questa introduzione e a questo punto noi possiamo arrivare alla tavola rotonda, a sentire i contributi che con i relatori ci aiuteranno a creare questo sistema. Sono già state nell'introduzione, sono state dette molte delle cose che servono a introdurre questa tavola rotonda. Mi piaceva però prima di dare la parola alla collega dottoressa Andeva, che racconterà un po' il progetto che sta alla base di questo incontro di oggi, mi piaceva però ricordare una piccolissima cosa, molto brevemente, il perché questo progetto e si è poi realizzato, il perché esiste questo progetto. In questa nostra analisi, in questa nostra discussione, in questa nostra chiacchierata, andiamo a mettere assieme quelle che sono delle buone pratiche, e la stessa cosa verrà fatta anche in Slovenia, in Croazia, in Serbia, in Macedonia. Ecco, questo è un aspetto, secondo me, molto importante. Spesso, infatti, queste tavole rotonde vengono fatte da paesi forse che si considerano un po' meno adriatici, un po' meno presenti in questa parte dell'Europa. È un valore aggiunto, secondo me, questa tavola rotonda e questo progetto, perché mette assieme queste esperienze con dei paesi che sono ai nostri confini. Quindi non ci confrontiamo solo con
la Francia o con la Germania o con la Spagna, paesi che hanno una tradizione diversa anche forse dalla nostra per quanto riguarda i processi migratori, ma riusciamo a dialogare e integrarci rispetto a un'area geografica nella quale il nostro territorio, la nostra regione, la nostra provincia si è sempre posta o si vuole porre anche in modo di protagonista e di in qualche modo cerniera, no? si diceva forse di più qualche anno fa. Quindi anche questo aspetto secondo me è molto rilevante. Quindi chiederei alla dottoressa Sandra di una breve introduzione sul progetto e del perché siamo qui.